Benvenuti all'appuntamento del commento al Vangelo della domenica. Ascoltiamo il brano di Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Come abbiamo ascoltato in queste domeniche del mese di agosto, vedete, il discorso di Gesù sul pane di vita, che parte dalla moltiplicazione dei pani all'inizio del capitolo 6 di Giovanni, ecco, Gesù però non fa e non si riferisce semplicemente al pane, perché nel versetto 31 del capitolo 6 di Giovanni Gesù fa riferimento alla manna, sì, cibo, ma la manna come simbolo della legge. Quindi loro, i giudei, quando fanno la domanda come può costui darci la sua carne da mangiare, in realtà riducono il discorso di Gesù, lo sminuiscono. Ma questo brano che abbiamo ascoltato, giustamente viene da dirsi, ma come possono capirlo coloro che lo ascoltano per la prima volta? A chi si rivolge Gesù? Gesù ancora non ha istituito l'Eucarestia. Quindi questo brano è solo il frutto di una redazione di qualcuno che successivamente, nella composizione del Vangelo di Giovanni, ha voluto inserire questo brano come catechesi sull'Eucarestia? No, non è solo questo. Perché gli interlocutori avevano l'opportunità e la possibilità di ascoltare e di riconoscere nelle parole di Gesù una condivisione, un codice comune, ovvero la Bibbia. E nella Bibbia, quando si parla di cibo, di bevanda, si offre anche, prima di tutto, un contesto di comunione, di condivisione. Quindi Gesù sta invitando a entrare in comunione, in condivisione con Lui. Dare la sua carne e la sua vita è, prima di tutto, un segno di comunione. Questo segno i giudei lo potevano capire e si sono rifiutati di capirlo. Un vero peccato per loro. Ma non sono solo loro a rischiare di non poter capire questo segno. A volte rischiamo anche noi. Proviamo a pensare, quando ci accostiamo a quel pane, a quel vino, e non ci rendiamo conto del mistero che si compie in quel pane, in quel vino. Ecco qui la seconda lettura che l'Evangelista ci obbliga a fare a noi oggi. Quella domanda in realtà è rivolta a noi oggi, quella affermazione: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Ecco che quindi il contesto primo in cui si legge in queste parole sono state pronunciate, rivolte appunto ai giudei, adesso ci offre un nuovo ed ulteriore livello di lettura. Perché sì, siamo proprio noi
come sono stati i giudei ad ascoltare Gesù per la prima volta, gli interlocutori di questo brano. E allora anche noi siamo chiamati a creare comunione di vita con Gesù, a vivere la comunione di vita con Gesù. Quel pane vivo disceso dal cielo è un pane che prima di tutto dà vita, che prima di tutto offre la vita. Ecco, questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono, assolutamente. Ecco la vita che ci viene offerta a noi. Questa vita, questo pane, diventa segno e speranza per tutti coloro che si nutrono. La comunione di vita che abbiamo ascoltato nelle parole di Gesù per i giudei diventa però comunione di vita prima di tutto tra il Padre e Gesù. Gesù non invita a vivere una comunione diversa da quella che lui stesso vive con il Padre. Quel donare la carne è prima di tutto un donarsi. Prendiamo un'immagine molto semplice e familiare. La madre che allatta il figlio non è un entrare in comunione di vita? Ecco, l'immagine che ci viene consegnata oggi in questo contesto è proprio quella stessa immagine. Gesù ci dona il pane di vita come una madre dona la propria vita al figlio. Buona domenica a tutti voi.